Una giornata che ormai da anni si ripete questa. Sì, la giornata mondiale del rene ormai è alla 14ª edizione, già dal 2006 che Teramo partecipa attivamente a un giorno del mese di marzo dedicato in tutto il mondo, dai paesi più svariati tipo Malesia, Argentina, Giappone, Stati Uniti, e qui a Teramo una giornata dedicata alla prevenzione e cura della malattia renale. I primi anni abbiamo partecipato stando attivamente nella piazza di Teramo, diretto contatto con i cittadini, e negli ultimi anni ci siamo dedicati di più alla prevenzione, per stare proprio più vicini ai giovani veniamo qui nelle scuole. Quest'anno all'Einstein di Teramo? Sì, quest'anno all'Einstein di Teramo, siamo stati anche in altre scuole negli anni passati, e l'obiettivo della giornata mondiale del rene è proprio per dare una maggiore consapevolezza ai ragazzi, ai cittadini, dei numeri crescenti dei pazienti affetti da patologia renale e di implementare quelle che sono le strategie e le misure preventive proprio per colpire i primi segnali della malattia renale. Ogni anno c'è un motto dedicato alla giornata mondiale del rene, quest'anno è stato dedicato a salute renale per tutti e ovunque, proprio per dare una maggiore consapevolezza che non tutti i cittadini sono abituati ad essere trattati, diciamo, nei confronti di questa malattia alla stessa maniera. E, ci sono tant'è che la patologia renale acuta, che è la principale causa dell'insufficienza renale cronica, è più presente nell'84% dei casi proprio nei paesi a basso e medio reddito. E ci sono alcuni paesi dove non si ha la possibilità né delle misure preventive primarie, tipo bere acqua, manca l'acqua potabile, e non hanno la possibilità di pensare né a un trattamento dialitico, perché è interamente a spese del paziente, né alla possibilità di un trapianto, che è la cura ultima della malattia renale. Questo perché mancano le infrastrutture, mancano delle equipe specializzate per poter gestire questa patologia.